Hello Freaks! Oggi vi parlo del caso dei Brabant Killers, un caso davvero, davvero allucinante. Dal 1982 al 1985, un gruppo di tre banditi ha letteralmente terrorizzato tutta Bruxelles, in Belgio. Questi uomini, solitamente armati di fucili semi-automatici, hanno preso di mira i negozi di alimentari e commesso delle rapine estremamente violente. La loro follia criminale provocò 30 morti e circa 40 feriti. Ma perché? Che cosa è successo davvero? E soprattutto, chi sono i Brabant Killers? Se volete scoprire la storia insieme a me, spegnete le luci, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale e iniziamo! Siamo nel 1982 e ci troviamo in Belgio e non più in America. Un paese immerso in una ricchissima storia, ma con anche molti problemi alle spalle. In quegli anni la popolazione belga aveva dei problemi ad adattarsi al nuovo boom economico. Inoltre il Belgio è diviso in due parti linguisticamente distinte tra di loro, il che contribuisce inoltre ad una non unità nazionale. Questa divisione si rifletteva particolarmente nelle forze dell'ordine. All'inizio degli anni Ottanta, le agenzie di polizia lavorano in concorrenza tra di loro, divise da barriere geografiche e linguistiche. A differenza degli Stati Uniti, dove esiste l'FBI, il Belgio in quel periodo non aveva una vera e propria agenzia federale equivalente. Le varie forze di polizia erano piuttosto autonome, sotto la guida del ministro della difesa, e si occupavano principalmente di questioni regionali, spesso collaborando anche con la gendarmeria per casi più gravi. Tuttavia, però, questo sistema di forze regionali, pur essendo teoricamente vantaggioso per la sua diversità e efficienza, in realtà favoriva la mancanza di comunicazione e cooperazione, generando rivalità e, in alcuni casi, anche degli abusi. Ed è proprio in questo contesto che inizia la nostra storia, in una tranquilla cittadina chiamata Dinan. Il 13 marzo, un sabato, due uomini mascherati e vestiti di scuro fanno irruzione in un negozio di armi. Il loro obiettivo è specifico: rubare un Faul calibro 10, un fucile portatile a due canne. Il proprietario del negozio assiste impotente al furto, riuscendo tuttavia a memorizzare l'aspetto dei due malviventi. Il presunto capo è in realtà un uomo abbastanza giovane, tra i 20 e i 30 anni, molto alto, con capelli chiari, mentre il suo complice appare più anziano, sui 50 anni circa, con capelli brizzolati e un volto segnato dal tempo, leggermente più basso del primo. Questi dettagli non aiutano il proprietario a comprendere l'identità o le motivazioni dei ladri. Questa rapina, apparentemente isolata e di scarsa rilevanza, in realtà segnerà l'inizio di un'epoca di terrore. Terrore che si abbatterà su tutta la nazione. Un inizio che nessuno avrebbe potuto prevedere, ma che si rivelerà essere soltanto il preludio di eventi ben più gravi e sconcertanti. Circa 2 mesi dopo quella rapina, il 10 maggio, un evento sconcertante si verifica lungo una strada di Ixelles, nel sud di Bruxelles. È lunedì e un uomo sta parcheggiando la sua auto, quando, improvvisamente, due figure sospette emergono dal nulla. Parlando con un accento francese, uno dei due, notevolmente alto, con capelli neri sottili e baffi, cerca di celare i propri tratti con un berretto. Il suo complice, quello più basso, si distingue per i baffi e i capelli ondulati.
entrambi sono armati di rivoltelle a canna lunga e senza esitazione derubano l'uomo della sua auto, fuggendo velocemente. Tuttavia, i criminali ben presto scoprono che, nonostante l'aspetto esteriore promettente, l'auto è quasi priva di benzina e funziona malamente. La mattina seguente, la vettura viene ritrovata abbandonata a circa 20 km a sud-ovest dal luogo del furto, segno evidente del loro disappunto. In modo audace, hanno poi sostituito il mezzo con un altro, rubato ovviamente, direttamente dal pavimento di uno showroom Volkswagen. Il tempo passa e arriviamo al 14 agosto 1982, un sabato. Ancora una volta, due uomini armati e determinati si fanno avanti. Questa volta però in un negozio di alimentari e a tarda notte. Il primo, descritto come alto di corporatura robusta, indossa un passamontagna con visiera ed è armato di fucile. E in quel momento stava di guardia all'ingresso. È il suo complice a prendere l'iniziativa. Rompe la porta a vetri ed entra all'interno del negozio, che in quel momento era chiuso, e lo saccheggia da cima a fondo. Questa razzia sembra casuale e portano via con sé ciò che trovano: vino, champagne, caffè e altri generi alimentari. Una telefonata anonima mette in allarme le forze dell'ordine, molto probabilmente effettuata da un vicino di casa, che preoccupato ha udito durante la notte il rumore del vetro infrangersi. A quel punto quindi tre agenti di polizia arrivano sul posto senza indugi e si ritrovano coinvolti in uno scontro a fuoco. I dettagli di questa sparatoria rimangono poco chiari, ma si sa che un agente di polizia è rimasto ferito nell'incidente. Gli altri due agenti riescono a scampare illesi, mentre i due rapinatori fuggono a bordo di una Volkswagen Santana blu, la stessa rubata tre mesi prima. Non vi sono dubbi, si tratta degli stessi malviventi che da tempo stanno gettando il caos nella regione. Nelle settimane seguenti la polizia si interroga sul movente dietro queste azioni. Sembra che i banditi siano soltanto interessati a rubare alimentari e alcolici, ma gli investigatori percepiscono che vi è qualcosa di anomalo nel loro comportamento. La loro abilità suggerisce che non si tratti di semplici criminali. Questo porta a ipotizzare che le rapine potrebbero essere soltanto un diversivo, una preparazione per un colpo ben più grande e devastante. Queste preoccupazioni si rivelano fondate quando il 30 settembre tre uomini armati e non identificati irrompono in un'armeria, questa volta nella città di Wavre, poco fuori Bruxelles. I testimoni descrivono i tre sospetti nel seguente modo. Il primo criminale, considerato il capo del gruppo, è un uomo alto quasi 2 metri, di corporatura media, con capelli castani e baffi. Il secondo è un uomo sulla trentina, di statura e corporatura medie, con capelli neri, sopracciglia folte e baffi. Il terzo ha una corporatura più robusta, prevalentemente muscolosa, con capelli castano chiaro. La mattina, poco prima di mezzogiorno, tre uomini armati mettono in atto una rapina all'interno di un negozio di armi, costringendo il proprietario e i due clienti che si trovavano lì in quel momento a distendersi a terra a faccia in giù. Non contenti, li aggrediscono fisicamente per intimidirli ulteriormente. I malviventi riescono a rubare più di 15 armi da fuoco, 3 pistole di varie marche e modelli e circa 5 fucili mitragliatori, oltre a un notevole quantitativo di munizioni. È evidente che non si tratta di semplici criminali. La loro competenza in materia di armi è troppo avanzata e ora che ne possiedono così tante, sembrano intenzionati a usarle in un contesto ben più grave di semplici rapine.
Si ipotizza che possa trattarsi di una sorta di guerriglia urbana o di un conflitto tra gang. Il giorno stesso del furto, un agente di polizia in pattuglia nelle vicinanze risponde a una chiamata di emergenza, pensando di avere a che fare con criminali di basso livello. Invece, diventa tragicamente la prima vittima del trio, ucciso non appena i rapinatori salgono a bordo della loro Volkswagen Santana blu e si dirigono così verso Bruxelles. La caduta dell'agente scatena un'allerta immediata e una squadra della gendarmeria organizza un intervento per intercettare i fuggitivi, posizionando un blocco stradale sul loro presumibile percorso di fuga. Contrariamente alle aspettative, il blocco non ferma i criminali, che invece accelerano e si lanciano contro il presidio degli agenti. Dopo l'inevitabile impatto, approfittano della confusione per abbandonare il veicolo e iniziare a sparare con i fucili mitragliatori appena rubati. Si scatena così un violento scontro a fuoco. Nonostante la superiorità tattica, i gendarmi si trovano in difficoltà perché non avevano abbastanza armi. Due di loro vengono colpiti e feriti, ma fortunatamente sopravvivono. I tre criminali riescono a fuggire nuovamente, lasciandosi alle spalle soltanto la Volkswagen, poi ritrovata dalla polizia in una zona boschiva, completamente bruciata. Con l'auto data alle fiamme, ogni possibile prova viene distrutta. Questi uomini si dimostrano assassini, calcolatori e abilissimi, ma il loro obiettivo rimane avvolto nel mistero. Che cosa stanno realmente pianificando? E perché stanno usando tutta questa violenza? I tre criminali rimangono senza un'identità conosciuta per le forze dell'ordine. Tuttavia, sono stati oramai distinti da soprannomi che riflettono le loro caratteristiche. L'uomo più alto è conosciuto come il gigante, quello di statura minore come il vecchio e il terzo come l'assassino. Questi nomi assumono un significato ancora più sinistro il 23 dicembre del 1982, quando si verifica questo tragico evento. Quella mattina, Mark van den Einde si preoccupa per suo padre, José, un uomo di 72 anni che in passato aveva combattuto nella guerra civile spagnola e che ora lavorava come custode del castello di Birsel. Mark, che aveva trovato a suo padre questo impiego grazie alla sua posizione di cuoco nel ristorante del castello, si reca al castello insieme a sua moglie e ai suoi figli, con l'intento di recarsi successivamente al mercato per gli acquisti natalizi. L'assenza insolita di suo padre lo allarma, spingendolo ad entrare nel castello grazie alle chiavi di cui dispone proprio per il suo lavoro. L'atmosfera all'interno del castello è insolitamente silenziosa e quando Mark entra nella camera di suo padre, scopre una scena agghiacciante. José è stato brutalmente ucciso, legato, spogliato e colpito alla testa da 7 proiettili. L'anziano custode aveva legami con gruppi di attivisti di estrema destra e si mormorava del suo coinvolgimento in ideologie di supremazia bianca, speculazioni alimentate dal suo passato al fianco di Francisco Franco nella guerra civile spagnola. Questi dettagli suggeriscono che potrebbe aver avuto molti nemici. Oltre all'omicidio sono stati rubati oggetti di valore appartenenti allo stesso José, tra cui vino, champagne e caffè, oggetti molto simili a quelli precedentemente sottratti dai criminali delle rapine. Mark, il figlio, è devastato, non solo per la perdita del padre, ma anche per la frustrazione verso le indagini, che sembrano trascurare alcuni aspetti, come per l'appunto la scomparsa di effetti personali del padre. Le analisi rivelano che le armi utilizzate per uccidere José corrispondono alla perfezione a quelle rubate dai tre uomini, suggerendo un diretto coinvolgimento dell'uomo soprannominato come l'assassino nell'esecuzione del crimine.
Questa connessione porta a rinomare i tre soggetti come i Brabant Killers, collegandoli indissolubilmente a una serie di crimini violenti e sconcertanti. Verso la fine del 1982, la figura dei Brabant Killers continua a essere avvolta in un'aura di crescente leggenda. Ovunque se ne parla, con un misto di timore, ma anche di fascinazione. Questi criminali, noti per essere estremamente pericolosi, imprevedibili e avvolti nel mistero, tengono in sospeso un'intera nazione. In Belgio, l'ansia cresce e molti si preparano al peggio, elaborando teorie sul possibile significato dietro le azioni apparentemente inspiegabili di questi tre individui. Durante il corso del 1982 si assiste a un'evoluzione del loro modus operandi, che sembra diventare sempre più determinato e consapevole. Vi è chi sostiene che le prime azioni violente fossero limitate dalla mancanza di armamenti adeguati, ma dopo la rapina in armeria, tutto cambia. I Brabant Killers sembrano pronti a iniziare una vera e propria guerra. Resta da chiedersi contro chi vogliano combattere e soprattutto per quale motivo. Qual è il loro vero scopo? Mentre il 1983 si avvicina, ci si prepara ad affrontare la seconda parte più oscura di questa vicenda, con la sensazione che il peggio debba ancora venire. Il 12 gennaio del 1983, sul ciglio della strada, viene scoperta un'auto insolita, che a prima vista sembra essere un taxi, ma privo del suo caratteristico cartello. Questo dettaglio fa subito presagire il peggio. All'interno del bagagliaio, la polizia fa una macabra scoperta. Il corpo del conducente, Angelo Constantin, un uomo di 58 anni, originario di Atene. Il cadavere, che giace lì da giorni, mostra segni di tortura, sebbene i particolari non siano chiaramente definiti. Circolano voci che collegano Angelo Constantin a dei gangster libanesi coinvolti in traffici illeciti, ma le informazioni certe in realtà sono poche. Sappiamo soltanto che l'8 gennaio Angelo Constantin iniziò il suo turno al volante del suo taxi a Bruxelles, deciso a fare qualche ora extra vista la scarsità dei clienti in quei giorni. Quella sera fa salire a bordo un cliente, o forse più di uno, in quello che si rivelerà essere il suo ultimo viaggio, diretto nei pressi di Mons. Si presume che l'uomo sia stato assassinato tra la notte dell'8 e le prime ore del mattino del 9 gennaio, ucciso da colpi di pistola alla nuca, sparati dal sedile posteriore. Il suo corpo è stato poi nascosto nel bagagliaio, insieme al cartello del taxi, e l'auto è stata poi utilizzata per uno o forse due giorni prima di essere abbandonata. A 3 giorni e mezzo dal crimine, le tracce degli assassini sono già fredde e la polizia si trova in difficoltà, pensando inevitabilmente ai famosi Brabant Killers. Il gigante, il vecchio e l'assassino. La situazione in Belgio si fa sempre più complessa, con le forze dell'ordine, già disorganizzate, che si trovano a fronteggiare non solo i Brabant Killers, ma anche altre minacce. Tra queste spicca l'organizzazione Westland New Post, erede di una precedente milizia privata di destra, impegnata in atti di violenza e disordine. A ciò si aggiungono i sospetti su un gruppo di politici coinvolti in scandali, noti come i Pink Ballets e le malefatte di Marc Dutroux, di cui ho già parlato in un video precedente. In questo caos, i Brabant Killers sembrano trarne vantaggio, continuando indisturbati la loro scia di crimini. L'11 febbraio 1983 si consuma un'altra tragedia. Sono le ore 19, quando una donna si reca al suo posto di lavoro, in un negozio adiacente a un supermercato Deleuze, Genval, situata nella periferia sudorientale dell'area metropolitana di Bruxelles.
Serata sembra iniziare come al solito, ma viene bruscamente interrotta quando un individuo mascherato e vestito di nero la sorprende, afferrandola. Immediatamente si aggiungono altri due complici. Il primo, che ha fermato la donna, la minaccia e le chiede di essere condotto al luogo dove vengono custoditi i proventi del negozio, conservati in piccole casseforti insieme a quelli delle altre attività commerciali dell'edificio. Il criminale, accompagnato dalla donna, raggiunge quindi le cassaforti con l'assistenza del secondo malvivente, leggermente più basso ma visibilmente più aggressivo, che inizia a riempire dei sacchetti di plastica con tutto il denaro. Nel frattempo, il terzo componente del gruppo controlla l'ingresso del negozio, intimando al direttore e ai clienti presenti di sdraiarsi a terra con un tono molto minaccioso. Dopo aver preso il denaro, i due rapinatori si ricongiungono al loro complice, sparando colpi di avvertimento contro il soffitto, le finestre e gli scaffali, causando panico, ma per fortuna nessun ferito grave. Con un bottino di circa 600.000 franchi belgi, equivalente ad oltre 640.000 euro odierni, i tre si danno alla fuga. La polizia arriva sul posto dopo l'accaduto e non riesce ad intercettare i fuggitivi e nemmeno a raccogliere testimonianze affidabili dei testimoni, visibilmente scossi dall'accaduto. Si apprende che il leader del trio era leggermente più alto degli altri, ma questa è l'unica informazione aggiuntiva emersa. Un dettaglio intrigante riguarda un'Audi 100 parcheggiata nel parcheggio, che durante l'assalto è stata colpita da proiettili sparati dai rapitori. Questo veicolo tornerà prepotentemente in scena circa una settimana dopo, elemento che riserverà ulteriori sviluppi nella vicenda. Mi raccomando, tenete bene a mente questo particolare. Pochi giorni dopo l'ultimo disastro, ovvero il 14 febbraio, giorno di San Valentino, una donna vive un'esperienza agghiacciante proprio davanti a casa sua, situata a sud di Waterloo. Si accorge di essere seguita da un veicolo scuro che improvvisamente si ferma. Da esso scende un uomo, senza maschera, che le punta contro una pistola. L'uomo, alto circa 1,80 m, con capelli neri folti e lineamenti marcati, parla con un accento francese distinto. Questo criminale esige le chiavi della macchina della donna, minacciandola ovviamente con un'arma. Terrorizzata, lei obbedisce e l'uomo prende possesso del veicolo, una Volkswagen, che si allontana rapidamente, seguito dal complice all'interno del veicolo scuro. Nonostante lo shock, però, la donna riesce a fornire alla polizia, al momento della denuncia, un identikit dell'uomo armato. Questo episodio si inserisce nel modus operandi riconosciuto ai Brabant Killers, che prediligono l'utilizzo di veicoli piccoli, sportivi e veloci per le loro fughe. Veicoli ovviamente predati a vittime inconsapevoli nelle loro zone di azione. Circa una settimana più tardi, ovvero il 22 febbraio, emerge un nuovo capitolo della loro attività criminale. L'Audi 100, coinvolta nella rapina al supermercato e successivamente colpita da spari, riappare magicamente. Ora è parcheggiata in un garage, in attesa di perizie e riparazioni. Ma questo non ferma i banditi, che irrompono nel locale, spostano altre vetture per raggiungere l'Audi e, una volta trovate le chiavi, la portano via prima ancora che la polizia si accorga del furto. Resta un mistero il motivo per cui i criminali abbiano puntato su questo specifico veicolo, pur disponendo della Volkswagen appena rubata. Perché non distruggerla come loro solito per eliminare le prove? Perché volevano riappropriarsi dell'Audi? Prima della fine di febbraio, i Brabant Killers tornano a colpire. Il loro bersaglio questa volta è un supermercato da Les, nella città di Uccle, situata a metà strada tra Waterloo e Bruxelles.
arrivano a bordo di una Volkswagen Golf a tre porte. Due uomini scendono, uno dal sedile posteriore e l'altro dal sedile del passeggero, mentre il conducente, non notato da alcun testimone, resta al volante. Il primo uomo, armato con due pistole, irrompe nel supermercato prima del suo complice. Immediatamente costringe tutti i presenti a sdraiarsi a terra, sparando colpi di avvertimento in varie direzioni del negozio. Nel frattempo, il secondo uomo, munito di un manganello, si dirige verso l'ufficio del direttore. Durante l'azione afferra un cassiere, esigendo l'apertura del cavò. Di fronte alla mancanza delle chiavi, costringe un altro membro dello staff a intervenire e la sua frustrazione lo porta a distruggere un telefono lì vicino. Alla fine, un altro dipendente riesce finalmente ad aprire la cassaforte e il criminale inizia a riempire un sacchetto di plastica con tutto il denaro. Mentre ciò avviene, il primo uomo, che si trova ancora davanti al negozio, si accorge di un giovane testimone che corre verso una stazione di servizio vicina, probabilmente per chiamare aiuto. Vedendolo, gli uomini armati sparano, colpendolo e facendolo cadere a terra. Fortunatamente però, nonostante le ferite, il giovane riesce a sopravvivere e nessuna vita viene persa in questa rapina. Dopo il colpo, i due uomini si ricongiungono e fuggono con la Volkswagen Golf verso sud, in direzione di Waterloo. La descrizione fornita dai testimoni li identifica senza dubbi come i famosi Brabant Killers, confermando la loro partecipazione in questo ennesimo atto di violenza. Ma ricordate l'Audi 100 ritrovata il 3 marzo vicino a Ixelles, un quartiere al centro di Bruxelles? Ecco, in concomitanza con questo ritrovamento, i tre criminali mettono a segno un'altra rapina, questa volta con meno clemenza. Il teatro del crimine è situato appena fuori Hull, a ovest di Waterloo, presso un supermercato Colroy. Intorno alle ore 19:30, i tre uomini fanno irruzione nel negozio. Il primo, armato di un fucile a canna corta, controlla l'ingresso, ordinando a dipendenti e clienti di gettarsi a terra, mentre gli altri due si dirigono verso gli uffici, dove il personale sta contando l'incasso giornaliero. Uno dei banditi sorveglia i dipendenti affinché mettessero il denaro in sacchetti di plastica e l'altro conduce il direttore in una stanza separata, dove si trova la cassaforte. Da questa stanza chiusa, i presenti, impossibilitati a intervenire, sentono degli spari. Il direttore del supermercato viene ucciso. Nel frattempo, il complice all'ingresso spara contro gli scaffali per mantenere alta la tensione. Un cliente rimane ferito in questa sparatoria, ma sopravvive. Dopo questo colpo, i criminali si ritrovano davanti al negozio, salgono sulla loro Volkswagen Golf e scompaiono nella notte. A questo attacco segue un periodo di 2 mesi di calma, in cui, secondo le fonti, i Brabant Killers non avrebbero attaccato nessun luogo. Solo nella seconda metà di maggio si registrano alcuni piccoli furti in un'officina. Il 10 settembre 1983, un sabato, i banditi effettuano uno dei loro assalti più enigmatici. Il bersaglio questa volta non è un negozio di alimentari, ma il centro di produzione tessile Wittock van Landagem, noto per la produzione di giubbotti antiproiettili destinati alle forze di polizia. Consci di questo dettaglio, i tre assaltano lo stabilimento nel cuore della notte, incrociando la guardia notturna e sua moglie, che erano presenti sul posto. I tre uomini sparano ad entrambi. La guardia muore sul colpo, mentre sua moglie, sebbene ferita gravemente, riesce a sopravvivere. I malviventi fuggono con 7 giubbotti antiproiettile, dimostrando di essere sempre più equipaggiati, pericolosi e imprevedibili. La loro abilità crescente lascia le forze dell'ordine costantemente un passo indietro.
dopo un assalto all'industria tessile, attendono circa una settimana prima di agire nuovamente. Intorno all'1:30 del mattino, una coppia in una Mercedes bianca si avvicina alla stazione di servizio di un supermercato Colruyt, ignara che all'interno sia in corso un furto. Un trio di uomini mascherati è penetrato nel negozio dalla porta posteriore. La coppia verrà ritrovata senza vita all'interno del supermercato, ben dopo l'arrivo della polizia. Gli agenti della gendarmeria intervengono mentre i criminali si trovano ancora sul posto, ma si trovano in svantaggio a causa della scarsa preparazione per lo scontro a fuoco che segue. Uno degli agenti viene ferito gravemente e un altro perde la vita. I killer, credendo di aver ucciso entrambi gli ufficiali, si impossessano delle loro armi e si preparano alla fuga a bordo di una Saab 900 Turbo, rubata in precedenza, nel mese di giugno. Uno dei banditi prende la Mercedes bianca e insieme alla Saab iniziano la fuga. La polizia tenta di bloccare le possibili vie di fuga, creando dei posti di blocco, e i fuggitivi vengono avvistati mentre guidano la Mercedes e la Saab. Un veicolo della polizia tenta di intercettarli, bloccando la strada con la propria auto di pattuglia, ma questo non ferma gli uomini armati, determinati a sfuggire ad ogni costo. Utilizzando la Mercedes come ariete, i banditi colpiscono l'auto della polizia. Senza esitare, l'uomo alla guida della Mercedes, identificato come il gigante, scende dal veicolo e apre il fuoco contro gli agenti. Contemporaneamente, anche gli altri due complici, che si trovano a bordo della Saab, sparano verso le forze dell'ordine. L'auto della pattuglia viene rapidamente travolta. I poliziotti, superati in numero e potenza di fuoco, sono costretti quindi a ritirarsi, riuscendo a malapena a mettersi in salvo. Il gigante, riunitosi con gli altri due, si allontana precipitosamente nella notte, a bordo della Saab. La Mercedes bianca viene abbandonata sul luogo dell'incidente. Poco dopo, anche la Saab 900 Turbo viene ritrovata, abbandonata in un vicolo con una gomma a terra. Questa volta, però, sembra che i Brabant Killers abbiano commesso un errore. La polizia riesce a raccogliere delle impronte digitali sul veicolo. Tuttavia, però, in circostanze misteriose e per ragioni ignote, queste prove fondamentali vengono perse, lasciando ancora una volta le indagini senza una svolta decisiva. Ritorniamo quindi al punto di partenza, con i criminali ancora a piede libero. Nel 1983, l'onda dei crimini dei Brabant Killers non sembra finire. Ci troviamo ora di fronte al ristorante Les Trois Canards, gestito da Jacques Van Camp, nella città di Ohain. È luna di notte, e mentre alcuni dipendenti forse si concedono una pausa per fumare una sigaretta dopo la chiusura, Jacques, il proprietario, si appresta a partire. All'improvviso, un uomo armato si fa avanti, seguito da un secondo assalitore. Il primo, armato, costringe i dipendenti che stavano all'esterno a rientrare all'interno del locale, mentre il secondo tiene in ostaggio Jacques all'esterno. All'interno del ristorante, l'aggressore raduna i 7 dipendenti ancora presenti e li obbliga a sdraiarsi a terra, chiedendo poi le chiavi di 2 auto parcheggiate all'esterno, una Porsche e un Alfa Romeo. Di fronte all'esitazione dei dipendenti, terrorizzati, l'uomo spara contro la porta di un frigorifero per intimidirli e inizia a raccogliere tutti i soldi disponibili prima di andarsene. Nel frattempo, i dipendenti che erano all'interno sentono gli spari provenire dall'esterno. Quando i banditi si riuniscono fuori, i dipendenti sentono uno scambio di parole in una lingua che non riconoscono né come francese né come olandese,
lingue con le quali avrebbero avuto una certa dimestichezza. La situazione si complica ulteriormente con altri colpi di pistola. Nonostante avessero già ottenuto le chiavi della Porsche dell'Alfa Romeo, i criminali optano per rubare un'altra Volkswagen e poi si dileguano rapidamente. In questa tragica sequenza di eventi, Jacques Van Camp viene ucciso, colpito alla testa più volte, diventando un'altra vittima dei Brabant Killers. Inoltre i banditi sparano a una delle ruote, sia della Porsche che dell'Alfa Romeo, le auto che volevano ma che alla fine hanno deciso di non portarsi via. Questo gesto potrebbe essere interpretato come un atto di sfregio, o forse un nascondere motivazioni più complesse, ma ancora ignote. A meno di una settimana di distanza, il 7 ottobre, un venerdì, i Brabant Killers colpiscono nuovamente, prendendo di mira un altro supermercato. Intorno alle 20, un'altra Volkswagen sospetta, già nota per essere stata rubata durante una precedente rapina in un ristorante, fa il suo ingresso nel parcheggio di un supermercato Deleuze a Bercelles. Il trio scende dal veicolo, avvolto dall'oscurità, e in breve tempo cattura il primo ostaggio, un uomo che stava per entrare nel negozio. Con una pistola puntata alla nuca, lo minacciano di non fare mosse azzardate. Appena entrati all'interno del supermercato, i tre uomini, accompagnati dall'ostaggio, mettono subito in allarme il personale e i clienti presenti. Il direttore, tentato di intervenire, viene freddato all'istante. Per motivi ignoti anche un altro dipendente viene ferito, ma fortunatamente riesce a sopravvivere. Il gigante, il leader del trio, controlla l'ingresso, tenendo l'ostaggio sotto tiro, e ordina un cassiere di alzarsi e raccogliere il denaro dalle casse, mettendolo in un sacchetto di plastica. Nel frattempo, gli altri due criminali si addentrano nelle aree interne del negozio. Uno vigila il corridoio degli uffici, mentre l'altro, presumibilmente l'assassino, si dirige verso la cassaforte armato non di una pistola, ma di un'ascia dal manico lungo. Un'arma che, sebbene meno letale a distanza, risulta estremamente intimidatoria da vicino. Dopo aver raccolto il malloppo, il trio si riunisce all'uscita e, compiaciuti del loro bottino, abbandonano il luogo senza indugi. La loro azione lascia dietro di sé una scia di violenza. Il direttore del negozio è morto, presumibilmente nell'atto di proteggere i suoi dipendenti, e tre persone ne sono rimaste ferite, che, sebbene il fatto che sopravviveranno fisicamente, porteranno con sé le cicatrici emotive di quell'evento per sempre. I testimoni ricordano che il gigante, l'uomo molto alto e magro, posizionato davanti al negozio con quella pistola sul collo dell'ostaggio, aveva una voglia distintiva su un lato del collo. Nonostante questo piccolo dettaglio, gli sforzi per fermarli sembrano vani. I Brabant Killers proseguono indisturbati nelle loro scorribande. Verso la fine del turbolento 1983, il primo giorno di dicembre, in una tranquilla cittadina chiamata Ardeleus, si svolge una tragedia. Sono le 18:30 e la famiglia Schimusic, composta da quattro persone, si trova all'interno della propria abitazione. I genitori al piano terra e le due figlie al piano superiore. Jean Schimusic, il capofamiglia, gestisce una piccola gioielleria collegata alla loro casa. All'improvviso, le figlie sentono degli spari provenire dal laboratorio del padre. La figlia maggiore, spinta dal coraggio, scende per cercare di capire che cosa stesse accadendo, mentre la più piccola rimane al piano superiore. La scena che si presenta ai suoi occhi è da incubo. Un uomo sconosciuto è disteso sul pavimento della cucina, gridando a un complice di sparare. Dall'altra parte della porta, porta che conduce al garage o comunque al laboratorio, un altro malvivente tiene in mano una pistola a canna lunga,
puntata verso Jean, che cerca di difendersi con delle armi. Si deduce che Jean abbia ferito uno degli aggressori, scatenando le urla di dolore. La figlia, realizzando il pericolo, corre a rifugiarsi al piano di sopra con la sorella, sperando che questa violenza cessi. Tuttavia, sente altri spari echeggiare dietro di sé. Dopo un breve silenzio, seguono ulteriori colpi di arma da fuoco, e poi di nuovo il silenzio. Il campanello suona, forse un vicino preoccupato, ma oramai è troppo tardi. Quando le figlie scendono per le scale, gli intrusi sono già fuggiti, i loro genitori giacciono a terra senza vita. Un altro episodio tragico che segna in modo indelebile la vita delle due sorelle, lasciandole sole a fronteggiare la perdita immensa dei loro genitori. Questo crimine si distingue per la sua particolare efferatezza. Marie-Chi Music, madre delle due ragazze, viene trovata al piano terra, nel soggiorno, colpita ripetutamente alle gambe, al petto e alla testa. La polizia suppone che possa essere stata lei a sparare per prima. Il corpo del marito, invece, viene scoperto all'interno del laboratorio, senza che vengano forniti molti dettagli al riguardo. Dall'esame della scena del crimine emerge che è stata sottratta una certa quantità di denaro e di oggetti personali piuttosto limitata, lasciando dubbi sul vero motivo di interesse verso questa famiglia da parte dei criminali. Nel giro di meno di 2 anni, questi malviventi sono diventati un flagello per l'area di Bruxelles, rappresentando una minaccia costante per l'intera popolazione belga. Le indagini sembrano arenarsi, non emergono piste valide, le prove scarseggiano e non esiste un sistema investigativo sufficientemente efficace a facilitare la cattura di questi criminali seriali. Tuttavia, dopo l'omicidio di Jean e Marie-Chi Music, la banda interrompe le sue attività per quasi 2 lunghissimi anni. Non esiste una spiegazione ufficiale per questa pausa nei loro crimini, lasciando spazio solo a teorie e congetture. Ma dopo questo periodo di silenzio, nel 1985, i criminali riprendono le loro azioni con rinnovata ferocia. All'epoca, le analisi forensi avevano davvero pochissimi elementi su cui basarsi. Molte delle armi utilizzate dai Brabant Killers in realtà provenivano da furti in armerie, rendendo quindi impossibile poter risalire ai loro legittimi proprietari. Tuttavia, un legame con delle determinate armi da fuoco porta la polizia fino ad un uomo di nome Juan Mendez. Ma chi è Juan? Conosciuto anche come Tony, Juan è il direttore commerciale per un noto produttore europeo di armi, la Fabrique Nationale, riconosciuto come uno dei maggiori produttori di armi al mondo. Juan, che gestisce le vendite per l'America Latina, è nato in Spagna e si è trasferito con la famiglia negli anni 50 per sfuggire al regime di Francisco Franco. Grazie alla sua profonda conoscenza in ingegneria e alle lingue e dialetti dell'America Latina, ha assunto la responsabilità delle vendite per quell'area. Collaborando frequentemente con agenzie governative di difesa, Juan è molto conosciuto nella comunità delle armi da fuoco ed è anche un appassionato collezionista, possedendo un'ampia collezione personale. Il 15 maggio 1985, gran parte di questa collezione gli viene sottratta. Juan, che frequenta ambienti in cui non mancano figure ambigue e di cui non si fida completamente, decide di denunciare il furto alla polizia. Tuttavia, però, nutrendo sospetti personali e di fronte ad indagini infruttuose, decide di esporre le sue ipotesi. Sospetta che dietro questo furto ci sia un suo conoscente, l'ex gendarme Madani Bouhouche. Madani, nonostante il suo passato nella gendarmerie, è coinvolto in attività illecite insieme al suo socio, Robert Biger. Curiosamente, all'inizio del 1983,
proprio quando iniziano le azioni criminali dei Brabant Killers, Madani e Robert abbandonano la polizia per avviare una loro agenzia di investigazioni private. Le somiglianze fisiche tra i Brabant Killers sollevano il sospetto che possano esserci loro dietro i crimini, forse insieme ad un terzo complice. Dopo un periodo di inattività, la banda sembra pronta a riemergere, minacciando di trascinare il Belgio in un nuovo ciclo di terrore. Il 22 settembre 1985, un commando fa irruzione in un centro di distribuzione Volkswagen, puntando con precisione a un modello specifico, una Volkswagen Golf GTI, già vista in azione in vari crimini del 1983. E i criminali riescono nel loro intento, portandosela via nel cuore della notte. 5 giorni dopo, ovvero il 27 settembre, i Brabant Killer si fanno vivi ancora una volta. Verso le ore 20:15, la Golf GTA rubata viene parcheggiata vicino al ristorante italiano De Pietro, a Braine-l'Alleud, accanto a un supermercato Deleuze. 3 uomini escono dal veicolo e si imbattono in un gruppo di bambini che giocano all'esterno. Al vedere gli uomini, i bambini scappano terrorizzati, ma uno di loro viene catturato e minacciato con una pistola. I malviventi poi costringono 3 clienti, che si trovano fuori dal negozio, a entrare insieme a loro all'interno del supermercato. Una volta all'interno, spingono il bambino ostaggio davanti a loro e ordinano ai clienti e ai dipendenti di distendersi a terra, sparando colpi di avvertimento. Il primo degli uomini armati incarica un dipendente di raccogliere l'incasso delle casse in un sacchetto di carta, mentre il secondo tiene sotto tiro clienti e personale. Il terzo uomo, invece, porta il direttore nella parte posteriore del negozio. Arrivati all'ufficio, dove si conserva una parte del denaro, scoprono che la cassaforte non può essere aperta. Nonostante ciò, l'uomo armato si accontenta, diciamo, del denaro disponibile nel back office. Questa serie di eventi rinforza la teoria secondo cui l'obiettivo principale dei malviventi non sia il denaro, ma piuttosto seminare il terrore tra la popolazione. Durante il ritorno verso l'edificio principale, uno dei criminali si imbatte in un cliente nel vicolo retrostante che collega il back office al negozio e, senza nemmeno esitare, gli spara. Soddisfatti della loro azione, i 3, tenendo ancora in ostaggio il bambino, si avviano verso l'uscita. Prima di lasciare il luogo, però, notano un furgone entrare nel parcheggio e sparano, colpendo mortalmente l'autista e ferendo il figlio che si trovava sul sedile posteriore. Fortunatamente, il bambino sopravvive. I Brabant Killers si danno alla fuga sulla Volkswagen Golf GTI, rilasciando il bambino ostaggio soltanto dopo essersi allontanati a sufficienza. Il bottino raccolto non giustifica in alcun modo le vite spezzate e il panico diffuso. Curiosamente, però, nello stesso giorno e a distanza di soltanto 30 minuti, i 3 compiono un altro attacco. Questa volta a Overgis, prendendo di mira ancora un supermercato Deleuze. I 3 scendono dall'auto, camuffati con abiti scuri e maschere, e procedendo in fila per uno attraverso i cespugli, rimanendo nascosti nella strada adiacente. Lì incrociano 3 bambini che giocano nelle vicinanze e invece di prenderli in ostaggio, uno dei piccoli viene ferito a bruciapelo quasi subito, mentre gli altri 2 riescono a fuggire. Prima di entrare all'interno del supermercato, i criminali si assicurano rapidamente un ostaggio, minacciandolo con le pistole alle spalle. Appena varcata la soglia del supermercato, sparano colpi di avvertimento e intimano ai clienti e ai dipendenti di gettarsi a terra, dominando la scena con minacce e violenza.
sparano contro gli scaffali per intensificare il clima di terrore. Il secondo malvivente procede verso gli uffici sul retro, sparando agli scaffali lungo il cammino. Il terzo, tenendo l'ostaggio sotto controllo, vigila l'ingresso principale, pronto ad avvisare gli altri di eventuali interventi delle forze dell'ordine. Il primo, dopo aver diffuso il panico all'interno del negozio, si unisce al secondo nei retroscena dell'azione. Qui però non si limitano a rubare il denaro, ma sportano anche una piccola cassaforte. Uno la trasporta verso l'ingresso, mentre l'altro sorveglia la situazione, mantenendo sotto controllo clienti e dipendenti. La loro brutalità quindi non conosce limiti. Sparano a qualsiasi movimento, indifferenti se si tratti di oggetti inanimati o esseri viventi che si avvicinano troppo a loro. Questa condotta caotica causa ferite non solo per i proiettili diretti, ma anche per i rimbalzi, i vetri infranti e le schegge volanti. Usciti dal negozio e arrivati nel parcheggio, freddano altre due persone prima di riprendere la loro fuga sulla Volkswagen Golf GTI rubata, scomparendo rapidamente nella notte verso Bruxelles. In una sola serata, i Brabant Killers hanno riaffermato la loro presenza nel paese, dimostrando di essere tutt'altro che sconfitti. La paura domina incontrastata, con molti cittadini che evitano i supermercati e non si sentono più al sicuro nelle strade. La polizia appare impotente di fronte a tale minaccia, minando la fiducia delle persone nelle istituzioni. La banda, consapevole delle proprie azioni e delle strategie della polizia, pianifica quella che si rivelerà essere uno degli attacchi più sanguinosi della criminalità belga, il loro macabro capolavoro. Nella città di Aalst, a nord-ovest di Bruxelles, la polizia effettua controlli regolari presso i supermercati, ispezionando gli interni circa ogni ora per assicurarsi che tutto proceda senza intoppi. Il 9 novembre di sabato, un uomo che fa rifornimento di benzina dall'altro lato della strada, rispetto a un Deleuze, nota un'insolita Volkswagen parcheggiata accanto ad una pompa. L'uomo al volante sembra fingere di fare benzina, ma in realtà osserva attentamente il supermercato di fronte, presagendo il prossimo infausto attacco. Più tardi, nello stesso giorno in città, un uomo alla guida nota un gruppo di individui sospetti a bordo di una Volkswagen Golf GTI. L'aspetto più inquietante è che il veicolo sembra essere stato modificato, con quella che pare la figura di un quarto uomo disteso sul sedile posteriore, parzialmente visibile e orientato verso il bagagliaio. I tre occupanti dell'auto, accorgendosi dello sguardo dell'uomo, gli rivolgono un'occhiata minacciosa. L'uomo distoglie lo sguardo, senza sapere però di aver incrociato, molto probabilmente, lo sguardo dei Brabant Killers. Dopo aver allertato il direttore del negozio, una coppia di agenti di polizia, che si trovava già nei pressi del Deleuze, riprende la propria auto e si allontana. Proprio in quel momento, verso le 19:30, la Volkswagen avvistata in precedenza entra all'interno del parcheggio, dal lato opposto a quello appena lasciato dalla polizia, indicando che i criminali erano probabilmente a conoscenza sia degli orari che dei movimenti degli agenti. Nel frattempo, l'agente ignara continua a fare la spesa. Ed è allora che i tre malviventi, indossando parrucche carnevalesche e abiti scuri, armati di fucili e altre armi da fuoco, escono dalla Volkswagen. Non appena toccano il suolo del parcheggio, iniziano a sparare ai clienti nelle vicinanze. Nei 5 minuti successivi, che resteranno impressi nella memoria di chi sopravviverà a questa terribile esperienza, i tre assalitori insultano e urlano contro gli ostaggi, emettendo grida descritte come primordiali. In almeno un'occasione mostrano un ghigno,
in particolare colui che è noto come l'assassino. Durante l'assalto, i criminali sparano indiscriminatamente, senza esitazioni. La loro prima vittima, apparentemente scelta a caso, è colpita 2 volte alla testa, a distanza ravvicinata, subito dopo il loro arrivo. Un uomo e sua figlia vengono freddati nel loro veicolo mentre tentano di allontanarsi. Una giovane ragazza, supplicando per la vita del padre, assiste impotente mentre uno dei killer, con fredda determinazione, sterna l'intera famiglia, lasciando in vita soltanto il fratello, che rimane però ferito dagli spari. I malviventi poi irrompono all'interno del supermercato, prendendo il controllo di tutti i presenti. La modalità dell'azione criminale ricalca quella dei precedenti assalti. In meno di 3 minuti sparano a più di 12 di persone, mietendo diverse vittime, ma la loro furia non si placa qui. Quando una volante di polizia, appena uscita dal parcheggio del supermercato, riceve l'allarme, questi 2 agenti sono i primi a giungere sul luogo della strage. Realizzando l'entità del massacro, chiamano immediatamente rinforzi, dando vita al più violento conflitto a fuoco mai visto fino a quel momento. I Brabant Killers si dirigono verso la loro Volkswagen per la fuga, mentre la polizia converge nel parcheggio. Con 2 dei criminali già a bordo del veicolo che inizia a muoversi, il gigante procede a piedi affiancando l'auto, in una scena di caotica disperazione. Il gigante punta la sua pistola antisommossa contro gli agenti in arrivo e proprio mentre l'auto inizia la fuga, riesce a salire sul sedile del passeggero. I Brabant Killers si lanciano a tutta velocità sull'autostrada a sud. Un agente di polizia sostiene di aver colpito il bersaglio più imponente, ovvero il gigante. Questa dichiarazione, sebbene non confermata, alimenta ulteriori teorie sul gruppo. Documenti vari riportano che la polizia abbia inseguito i fuggitivi per un tratto di strada che va da 0,5 km fino a 7 km, prima di perderli completamente di vista. Sembra che questi ultimi avessero accuratamente pianificato la loro via di fuga, sfruttando ogni vantaggio offerto dal territorio per eludere gli inseguitori. C'è chi suggerisce l'esistenza di un possibile quarto membro collaboratore dei Brabant Killers. Il testimone che aveva notato un quarto individuo, steso sul sedile posteriore, di fronte al bagagliaio, alimenta questa ipotesi in effetti. Secondo alcuni documentari e podcast, questo presunto quarto uomo potrebbe essere rimasto nascosto nel bagagliaio e durante la fuga avrebbe sparato ai veicoli in inseguimento aprendo il bagagliaio. Questa teoria non trova riscontri nei rapporti ufficiali della polizia e resta quindi nel campo delle congetture. Quello che è certo è che l'attacco a Alst rappresenta l'ultima azione nota dei Brabant Killers. La Volkswagen Golf GTI usata per la fuga viene poi ritrovata l'11 novembre, abbandonata in un tratto boscoso dove erano stati segnalati. L'auto, data ovviamente alle fiamme, è ridotta a un relitto irriconoscibile, distruggendo la maggior parte delle prove che avrebbero potuto essere analizzate dalla polizia, inclusi eventuali campioni per il test del DNA. Un ulteriore testimone avrebbe in seguito riferito di aver visto degli uomini in prossimità di un molo vicino, dove le barche vengono ormeggiate al fiume, aggiungendo un ulteriore strato di mistero alla già intricata vicenda dei Brabant Killers. Un altro testimone ha riferito di aver osservato almeno 2 uomini presso il molo, intenti a gettare in acqua un sacco pieno di armi e munizioni. Dai rapporti della polizia emerge che in quel luogo sono state effettivamente ritrovate delle munizioni, ma non delle armi. I Brabant Killers, dopo questo episodio, si ritirano nuovamente nell'ombra, lasciando un'impronta indelebile nella cultura e nella società belga, avendo instillato il terrore tra i cittadini,
i quali avevano persino paura di andare a fare la spesa. Ma quale sarà stato il loro destino? Esiste la possibilità che, durante il loro ultimo attacco, uno di loro sia stato ferito mortalmente, privando il gruppo del suo leader irrinunciabile. Tuttavia però sorge anche l'ipotesi che non si trattasse meramente di tre criminali qualsiasi, ma che fossero parte di un disegno ben più ampio, forse mirato a sovvertire l'intero ordine governativo belga. Da qui nascono numerose teorie, alimentando un mistero che continua a generare domande e speculazioni. Dopo l'ultimo attacco, avvenuto nel novembre del 1985, la polizia è in preda ad una ricerca frenetica di indizi che possa condurre all'identificazione e alla cattura di questi temuti Bremen Killers. La popolazione, ancora scossa ovviamente da tutti questi attacchi, vive in uno stato di paura costante e hanno addirittura paura di uscire di casa per andare a fare la spesa al supermercato. Molti iniziano a dubitare che il movente dei Bremen Killers fosse semplicemente la rapina, sospettando però che ci fosse qualcosa di più dietro. Tra indagini che sembrano non portare a nulla e la costante incertezza se la minaccia sia veramente terminata, c'è chi teme che la banda possa colpire nuovamente. Nonostante le accuse e le numerose teorie, sono trascorsi più di 3 anni da quando i Bremen Killers hanno iniziato a seminare il terrore, rubando centinaia di migliaia di franchi, uccidendo almeno 28 persone e ferendone più di 40. La necessità di trovare una soluzione è impellente, ma una risposta concreta in realtà non sembra arrivare. Nell'analizzare i possibili colpevoli, si prendono in considerazione i vari gruppi terroristici attivi in quel periodo. Ho già menzionato in precedenza i Pink Bullets, Mark Dutroux e i Westland New Post all'inizio del video. Ma esistono anche le CCC, le cellule combattenti comuniste, che tra il 1984 e il 1985 hanno bombardato e attaccato almeno 20 obiettivi, tra cui oleodotti della NATO, grandi edifici aziendali e istituti, causando molti feriti e 2 morti. Fino ad arrivare all'arresto del loro leader, Pierre Caret, nel dicembre del 1985. Alcuni ritengono che non sia una coincidenza che gli attacchi delle CCC abbiano avuto luogo durante l'assenza dei Bremen Killers, ipotizzando che Pierre e i suoi potessero aver cambiato obiettivo, passando dai supermercati a bersagli che potessero destabilizzare il governo. Diversamente dai Bremen Killers, le CCC avevano l'abitudine di avvisare i loro obiettivi per evitare vittime, nonostante ce ne siano stati comunque di morti. Anche se Pierre somiglia tutto sommato agli identikit dell'assassino, membro dei Bremen Killers, la sua presunta riluttanza a uccidere contrasta con la ferocia dei Bremen Killers. La coincidenza temporale tra lo scioglimento delle CCC e l'ultima azione dei Bremen Killers, avvenuta nel novembre dell'85, come vi dicevo, suscita molte domande. Quest'ultimo episodio si verifica appena 1 mese prima della fine dell'attività delle CCC, chiudendo così 2 capitoli bui nella storia belga, senza che sia mai stato confermato un legame diretto tra i 2 gruppi. Alla fine del 1985, le forze dell'ordine continuavano a tentare di collegare i Bremen Killers a possibili crimini o organizzazioni, in cerca di quella svolta che potesse finalmente gettare luce su uno dei capitoli più oscuri e sanguinosi della criminalità belga. E, apparentemente, qualche pista da esplorare c'era. Ricordate Juan Mendez, ovvero il collezionista di armi il cui arsenale fu rubato? L'uomo sospettava che Madani Baouche e Robert Beiger, 2 dei suoi conoscenti, fossero coinvolti e li riteneva essere parti dei Bremen Killers. Ebbene, recentemente ci sono state delle svolte. Juan è stato ucciso e Madani
è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Dopo aver trascorso 2 anni in carcere in attesa di giudizio, viene rilasciato nel 1988. Nel frattempo, Robert continua le sue attività di investigatore privato, fino a quando, nell'autunno dell'87, non incappa in problemi legali per intercettazioni telefoniche illegali. Le accuse vengono successivamente ritirate e anche lui ritorna ad essere un uomo libero, fuggendo in Spagna per eludere ulteriori indagini. Molti speculano che l'interruzione delle attività criminali dei Brabant Killers sia legata all'incarcerazione di Madani per l'omicidio di Juan, ipotizzando che questo evento abbia segnato un punto di svolta per gli altri membri della banda. Nonostante la loro liberazione, Madani e Robert si cacciano nuovamente nei guai. E questo durante un incontro con un commerciante di diamanti libanese ad Anversa nel settembre dell'89, che si conclude con Robert ferito e Madani che uccide il commerciante. Altri testimoni, tra cui 2 soci della vittima e suo figlio adolescente, riconoscono i 2 uomini. Madani quindi viene nuovamente arrestato, mentre Robert evade le autorità in diversi paesi per 2 anni, venendo infine arrestato in Thailandia nel 1991, perché stava usando un passaporto falso, e poi viene estradato in Belgio. I 2 uomini affrontano un processo molto lungo e molto seguito, durato oltre 5 mesi, al termine del quale vengono effettivamente condannati. Madani a 20 anni di reclusione e Robert a 14, per 2 omicidi. Nonostante le condanne, Robert e Madani ritornano in libertà dopo aver passato 5 anni in carcere. Robert è stato rilasciato nel dicembre del 99 e si è trasferito in Thailandia, pubblicando un'autobiografia nel febbraio del 2010. Nel libro sostiene di essere stato al servizio dei servizi segreti sovietici con l'obiettivo di destabilizzare il Belgio. Sebbene i giornalisti abbiano espresso forti dubbi riguardo alla veridicità di queste affermazioni, lui le ha sempre difese. Nell'autobiografia ammette anche di aver commesso crimini insieme al suo complice Madani, inclusi rapine e omicidi, ma nega qualsiasi coinvolgimento con i Brabant Killers, lasciando quindi ancora aperta la questione della loro partecipazione a quel gruppo criminale. Madani, d'altra parte, non ha goduto della stessa sorte. È stato rilasciato sulla parola il 15 settembre del 2000 e si è trasferito in una piccola città della Francia, dove ha vissuto in solitudine, lontano dalla ex moglie e dai figli, in una casa nel bosco. Nel novembre del 2005, il suo corpo è stato trovato decapitato nel suo cortile, in quello che sembra essere stato un tragico incidente con una motosega mentre cercava di tagliare un albero. Le autorità francesi, apparentemente all'oscuro del suo passato criminale, hanno seguito la raccomandazione del medico legale di cremare il corpo, eliminando così qualsiasi possibilità di eseguire dei test del DNA approfonditi. All'interno della sua abitazione, però, la polizia ha scoperto un fucile molto simile a quelli che erano stati usati dai Brabant Killers, oltre che dei documenti che includono informazioni sull'omicidio di Juan Mendez e una varietà di lettere e corrispondenze con membri dell'estrema destra, un po' più estremista. Questi elementi aggiungono ulteriori strati di mistero e complessità alla già intricata vicenda di Madani e al suo ruolo negli eventi legati ai Brabant Killers. Madani era sicuramente coinvolto in affari molto loschi e resta ancora da vedere se avesse legami diretti con i Brabant Killers. È indubbio però che avesse delle armi in casa. Quando si trovava in carcere, accusato per l'omicidio di Juan, la polizia ha scoperto un armadietto nel garage da lui affittato. Al suo interno sono state rinvenute armi che appartenevano non solo a Madani e a Robert,
ma anche armi precedentemente sottratte a Juan e ad un'unità antiterrorismo belga. Questo ritrovamento suggerisce che entrambi fossero immersi in effetti in attività molto più oscure di quanto si potesse immaginare inizialmente. Nonostante le circostanze sospette e le scoperte inquietanti, né Madani né Robert sono mai stati ufficialmente collegati ai Brabant Killers. Ciò nonostante, secondo alcune fonti, rimangono comunque tra i sospetti più credibili. I loro precedenti legami con il mercato nero delle armi, la loro esperienza nelle forze dell'ordine, le somiglianze fisiche con gli identikit dei criminali e una certa inclinazione alla violenza sembrano tessere le file di una storia ancora avvolta nel mistero. Resta quindi la domanda se questa verità verrà mai alla luce. Negli anni sono state condotte moltissime indagini e identificati altrettanti sospetti. Tra questi, uno dei candidati più recentemente considerati come possibile membro dei Brabant Killers è Christian Bonkowski, comunemente chiamato Chris da chi lo conosceva. Chris era un gendarme di lunga data, entrato nelle forze dell'ordine nel 1972, guadagnandosi la reputazione di agente competente. Nel 1977 fu selezionato per un'unità paramilitare antiterrorismo istituita dopo le Olimpiadi di Monaco. Con due fratelli nella gendarmeria locale, Chris era visibilmente orgoglioso del suo lavoro nella lotta al terrorismo. Tuttavia, l'orgoglio si attenuò nei primi anni Ottanta, quando a seguito di un incidente in cui fece partire accidentalmente un colpo di pistola mentre giocava a farla roteare, fu retrocesso e trasferito alle normali forze di polizia. Questo incidente, che vide una pallottola sfiorare un collega e un altro colpo sparato verso il suo piede, portò Chris a lavorare nella città di Alst, teatro dell'assalto finale e più cruento dei Brabant Killers. Questo declassamento ebbe un impatto significativo su di lui, segnando l'inizio di problemi con l'alcol che lo perseguitarono per il resto della sua vita. I colleghi lo descriveranno come loquace, amante delle armi da fuoco e delle arti marziali, anche se non particolarmente abile come tiratore e non imponente fisicamente parlando. La sua statura, tuttavia, corrispondeva a quella dell'individuo noto come il gigante. L'ex moglie di Chris lo dipinse come una persona arrabbiata, con possibili inclinazioni violente e razziste. Nel 1998 il suo nome fu sottoposto agli investigatori di Charleroi, che prelevarono campioni di saliva e impronte digitali, ma che non lo interrogarono mai direttamente sulla banda, nonostante molte speculazioni sul suo coinvolgimento. I test del DNA condotti su di lui furono comparati con i campioni trovati in due diverse scene del crimine, ma non emerse alcuna prova sul suo coinvolgimento con i Brabant Killers. I test del DNA, quindi, si sono rivelati inconcludenti. Il suo nome, però, era stato inizialmente segnalato da un amico preoccupato, turbato dalle sue dichiarazioni di voler abbattere il sistema di polizia, come forma di vendetta. Nel 2001, un incendio doloso distrusse la roulotte che Chris aveva intenzione di trasformare nella sua casa di riposo, ma le indagini sull'episodio non portarono a conclusioni definitive. Chris continuò a lavorare per la polizia di Alst fino al 2010, mantenendo rapporti con molti degli attuali agenti, sia come mentore che come collega. Sul letto di morte, nel 2015, Chris avrebbe confessato al fratello di essere stato il gigante dei Brabant Killers. In un primo tempo, però, il fratello non prese sul serio tale affermazione, considerandola frutto della megalomania di Chris. Alla fine, decise di divulgare questa confessione a una conoscenza, che a sua volta informò le autorità nel febbraio del 2017.
le indagini su Chris rivelarono alcuni elementi inquietanti. Oltre alla somiglianza fisica con il gigante, Chris aveva un comportamento e un background che si addicevano al profilo dei crimini. Era un paramilitare con un addestramento specifico e conosceva le procedure di risposta delle forze di polizia a episodi di terrorismo. Inoltre, si scoprì che aveva preso dei giorni di ferie subito dopo molti degli attacchi attribuiti ai Brabant Killers. Questa rivelazione ha indotto il Comitato Permanente di Sorveglianza sui Servizi di Polizia a indagare ufficialmente sui possibili collegamenti tra la gendarmeria e questa banda criminale. Seguendo la divulgazione di queste informazioni, la polizia ha ricevuto oltre un centinaio di segnalazioni utili, che stanno contribuendo a riportare alla luce dettagli sepolti da decenni. All'attuale stato delle indagini, non sono state ancora mosse accuse formali contro i sospettati del caso dei Brabant Killers. È stata annunciata una ricompensa di 250.000 euro per chiunque fornisca informazioni che possano condurre all'arresto o almeno all'identificazione degli assassini. I Brabant Killers continuano ad essere una presenza inquietante nel Belgio e il loro caso rimane uno dei più noti e irrisolti del paese. Nonostante il tempo trascorso e i cambiamenti nella società, il bisogno di risposte persiste. Finché tutte queste risposte non saranno trovate, il caso dei Brabant Killers rimane tuttora un caso aperto. E questo è tutto per il video di oggi, miei cari freaks. Era un video estremamente lungo. Spero che non vi siate annoiati, spero che il video vi sia piaciuto. E qualora vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un piccolo like e un commento qui sotto. Fatemi sapere inoltre che cosa ne avete pensato di questo caso e che cosa ne pensate dei Brabant Killers. Secondo voi, perché hanno fatto tutto quello che hanno fatto? Quale poteva essere la loro rivendicazione? E quale poteva essere il loro motivo principale che li ha spinti a commettere questa ondata di omicidi? Fatemi sapere, ovviamente, qui sotto, nei commenti, quali sono le vostre teorie. Come sempre, vi ringrazio per aver guardato questo video e se vi fa piacere, vi invito anche ad iscrivervi al mio canale. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e vi dico alla prossima. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!